Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Per me è difficile girare questo video perché non sono dell'umore giusto, no. Anche perché nessuno si poteva immaginare ci saremmo trovati in una situazione del genere. Praticamente, come avete potuto intuire dal titolo, questo video lo voglio fare un pochettino per ricordarmi appunto del mio cane. Il mio cane che purtroppo i medici sono stati bravissimi, ma non hanno potuto fare niente. Sapete cos'è? Quando ti prendono quei tumori, che tu non hai sintomi, tu stai bene. E te ne accorgi quando è troppo tardi. È quello che è successo al mio cane. Lei stava bene. Stava bene. Stava bene. Poi è successo che 2 giorni fa ci siamo resi conto che appunto che non mangiava, non era più attiva, cioè non era più lei. Ieri è stata tutta la giornata che non riusciva quasi a muoversi. E abbiamo chiamato il veterinario, che per via di questa influenza che gira, che ha invaso l'Italia e un po' dappertutto, ci ha dato appuntamento questa mattina. Io stanotte ho fatto le ore piccole. Non ho dormito. Non ho dormito perché avevo a fianco a me il cane. Il cane che era chiaramente ancora vivo. Per fargli la guardia. Cioè io dormivo con un occhio solo, cioè l'altro ce l'avevo aperto per controllare il cane. Perché se stava male io dovevo in qualche modo cerca di intervenire. Alla fine, stamattina sembrava stare meglio. Sembrava appunto stare meglio. E l'abbiamo portata dal veterinario. Per portarla è stato necessario, anche se dicono, bisogna uscire una alla volta perché la regola è quella e tutto, però sono state necessarie 3 persone perché il cane non camminava più. Quindi abbiamo dovuto prendere un telo e metterlo lì e poi portarcelo. Abbiamo faticato tanto, abbiamo portato. Diagnosi. Tumore alla milza. Se il cane si riprende un pochettino che deve cominciare a mangiare, lo operiamo. Vabbè, noi ci siamo guardati, abbiamo detto vabbè, mo sicuramente con questa cura degli antibiotici farà la cura, si riprenderà un pochettino e poi torna qui e i medici lo operano. Va bene. Siamo stati in clinica per 2 ore perché proprio gli hanno fatto una visita approfondita. Dopo 2 ore hanno detto che potevamo andare. Abbiamo preso il cane. Chiaramente non poteva camminare, anzi,
La signora, la veterinaria, diciamo così, è stata pure così gentile da aiutarci a portarla perché era troppo pesante. Alla fine io sono salita dietro col cane e stavano per entrare i miei genitori. Quando all'improvviso io sono uscita di colpo dalla macchina proprio, dicendo che il cane stava vomitando giallo e allo stesso tempo contemporaneamente stava, vabbè, facendo i propri bisogni. Mi sono spaventata tanto. Allora, alla fine, la veterinaria era ancora lì. Ha cercato, appunto, di far qualcosa, di pulire, ma era una cosa orribile. Praticamente c'è morta. Davanti agli occhi e noi lì a guardare perché non potevamo far nulla. Nulla. Era tutto. All'improvviso io sono stata invitata ad uscire perché? Perché come l'hanno portata appunto, diciamo che la clinica dove noi andiamo sono varie stanze. Dove l'hanno portata? Nella stanza, diciamo, la solita, cioè dove è stata per quelle 2 ore. Io mi stavo a sentire male. Mi stavo a sentire male, non sapevo cosa fare. Vi giuro che per me è stata una cosa orribile. Dicono che gli animali, uno prende gli animali come per dire, ti muore un animale e te ne fai un altro perché alla fine non sono le persone, però posso garantire che per me è lo stesso dolore come se avessi perso una persona. Non so se sono io troppo sensibile o se è veramente così, però vi giuro che per me è come se avessi perso un mio familiare stretto, anzi per me il cane era un familiare stretto. Di questo cane mi mancherà tutto, mi mancherà quando per esempio io andavo a fare pittura e tornavo e lei mi abbaiava contro perché non voleva che me ne andassi, cioè io dovevo stare sempre con lei. Mi mancherà il fatto che comunque si metteva sempre a... Quando noi dovevamo mangiare, sempre seduta che voleva il cibo, che voleva mangiare. Mi mancheranno le coccole. Tutto. Tutto. Lo so perché non doveva andare a finire così. Non Stamattina stava pure meglio. Ragazzi, vabbè, vi saluto qua perché sinceramente non me ne tiene di allungare ulteriormente il video.